Ciao Paolo Grossi, Gazzetta di Parma. La prima domanda che ti volevo fare è se hai visto ieri sera il Chievo. Sì, Che impressione ne hai avuto? la solita, di una squadra che conosce molto bene la categoria, una squadra quadrata, compatta in ogni reparto, che ha delle buone, delle ottime qualità e che ha anche molto gamba, quindi una squadra molto forte anche dal punto di vista fisico, che soprattutto in casa insomma, è difficile da affrontare. Ecco, su questo aspetto però bisogna anche fare un calcolo. Il Parma non ha giocato, loro hanno giocato di giovedì. Si peserà questa cosa un po', no? Ma credo di no, comunque veramente in maniera ininfluente, perché comunque non è una cosa, diciamo, la normalità, cioè non accade tutte le settimane appunto che si giochi in infrasettimanale, scusate il gioco di parole, quindi penso che se accade una volta non cambi poi le sorti di una partita, comunque non può influenzare più di tanto, quindi non ci illudiamo di questo, ecco. L'ultima cosa da parte mia è questa: tu a Parma ti stai facendo apprezzare più per il modo di giocare che non per il numero spicciolo dei gol, e ovviamente in varie occasioni qui hai detto non mi dispiacerebbe fare qualche gol in più. Per arrivare a questo, ti servono più cross, ti servono più palle filtranti, sei tu che devi fare qualcosa di diverso, cioè l'obiettivo che ti dai per arrivare a segnare con più frequenza qual è e che cosa chiedi anche magari al gioco della squadra? Io da questo punto di vista mi rivedo un po' in una crescita generale che ci deve essere, perché comunque abbiamo delle ottime potenzialità e quindi il discorso poi personale di ognuno di noi arriva subito dopo, perché comunque penso che appunto la cosa importante sia appunto la crescita generale e poi ognuno di noi penso che in ogni ruolo ne possa beneficiare di questo. È chiaro che dal mio punto di vista sto lavorando per poter far meglio, comunque devo migliorare in tante cose e sicuramente se sono arrivati pochi gol è anche colpa mia, tra virgolette, però ripeto, in questo momento secondo me quello che noi dobbiamo pensare è appunto un discorso di crescita generale e di sviluppare, come ho detto in altre occasioni, quello che è il nostro potenziale, perché a mio avviso abbiamo ancora tanti, tanti margini di crescita, quindi al di là di quelli che sono i discorsi di gol o di classifica, il nostro obiettivo deve essere appunto questo, riuscire a sviluppare il nostro potenziale. E con la Juve era previsto che giocaste con un 3-5-2, se non ho capito male. E avresti preferito appunto un attacco tu e Giovinco oppure il tridente secondo te va bene? E se questo nuovo tridente, insomma, come sta andando? I moduli secondo me contano però fino a un certo punto, secondo me conta come interpreti un modulo e come ti proponi, al di là poi dell'atteggiamento tattico, quindi da questo punto di vista non ho delle preferenze. Quello che noi dobbiamo fare è cercare di applicare al massimo quelle che sono le direttive dell'allenatore, quello che il modulo. Qualsiasi modulo sarà, però cercare di farlo nel migliore dei modi, penso che alla fine sono numeri, ecco, quello che conta appunto è la voglia e l'atteggiamento di voler mettere in pratica quelle che sono le idee che si preparano durante la settimana. A proposito della partita con la Juve, voi giocatori come avete vissuto quei minuti che hanno separato la decisione di... Noi arrivando allo stadio all'inizio, mentre eravamo in albergo, vedevamo nevicare abbondantemente, quindi sapevamo ci fosse un alto rischio, insomma, di poter rinviare la partita. Poi arrivando allo stadio la nevicata si era interrotta, il tempo ad arrivare dal pullman al campo, di nuovo bufera, quindi noi ci eravamo preparati per giocare, comunque fino all'ultimo devo dire che arrivare nello spogliatoio e quindi cominciare a prepararsi e mettere gli scarpini, insomma. Poi non giocare, poi, cioè, ci siamo rimasti un po' male, perché in fondo poi per noi è la cosa più bella giocare, quindi, però è chiaro che le autorità competenti avranno fatto le loro valutazioni. Cioè, quello che è uno dei temi caldi, si fa per dire, no? Il clima. Esatto. Senti, come è influito nella preparazione della settimana, nella vostra preparazione della settimana? Ma
a parte le difficoltà iniziali che penso che tutti abbiano avuto, perché comunque è stata una cosa abbastanza veloce, improvvisa, siamo riusciti a lavorare bene. Ringraziamo la società perché abbiamo una struttura che è polivalente, quindi questa settimana siamo riusciti ad allenarci sul sintetico, però siamo riusciti a fare tutto nel migliore dei modi. Quindi da questo punto di vista siamo contenti. Però chiaro che il freddo non lo può evitare nessuno, quindi puoi dire che in questo momento è veramente eccezionale, penso che non si registra un clima così da tantissimi anni, quindi è normale che crei qualche disagio. A proposito, ce ne parla il mondo, bisogna fare i calendari insieme, ha detto anche il presidente dell'Asso Calciatori Tommasi, insomma si parla anche se sia il caso o meno di fare queste partite la sera. Ecco, io voglio sapere, tu che sei uno dei protagonisti, cioè uno di quelli che scende in campo, cosa ne pensi? Cioè, nel senso, pensi che sia il caso anche, insomma, anche fisicamente, perché penso che insomma giocare col ghiaccio. Ma onestamente giocare a 0 gradi, a meno 1, a meno 5 è sempre freddo, quindi dal punto di vista fisico il discorso non cambia. Secondo me il problema è più ampio, perché tante volte si dice ma negli altri campionati neve, ghiaccio, si gioca sempre. Il problema purtroppo nostro dell'Italia sulle strutture, perché al di là poi quello che è la situazione di campo, a parte i momenti veramente eccezionali come può essere questo, perché vuol dire giocare con meno 15, meno 10 è veramente una cosa estrema, però al di là di questo, che sono pochissimi periodi così, capitano molto ogni 20 anni, il problema penso che sia proprio poi delle strutture per poter accogliere la gente, come è capitato martedì sera, il campo forse si poteva giocare, ma poi le tribune invece erano piene di neve, quindi penso che questo sia un problema di strutture, ecco, e speriamo che da questo punto di vista ci possiamo mettere in linea a quelli che sono gli standard nel minor tempo possibile, però non è un processo, sicuramente non sarà un processo veloce, e direi che in questo momento di difficoltà le priorità forse sono altre, di difficoltà generale. E volevo chiederti una cosa, tornando alla partita di domenica, secondo te può essere il momento giusto, l'occasione giusta per sia per te, per sbloccarti anche fuori casa, ma anche per il Parma, per diciamo invertire il rendimento, dare una svolta al rendimento fuori casa? Ma ogni partita è un'occasione giusta, nel senso che subito hai la possibilità di, come dici tu, di invertire o comunque di continuare un percorso positivo fuori casa. Quest'anno abbiamo avuto degli alti e dei bassi. Quindi penso che ogni partita sia quella giusta. Quindi in questo senso noi stiamo preparando questa gara, cercando di dare continuità innanzitutto alle nostre prestazioni, perché comunque il fatto di trovare continuità, di continuare a mantenerla, per noi è molto importante. E speriamo che questa sia la partita giusta. Altro? Ciao, grazie. Ciao. Grazie.